vecchia. Posso fare il tuo libro? No, ciao, ciao, come ti chiami? Mi chiamo Michele Cozzolino. Cozzolino? Ho ricevuto una... E sei una, di Lecco? No, no, sono nato a Portici nel 1951. Sei qui a Lecco adesso? Sì, sono qui a Olginate. Olginate, da quando sei? Pure, no, cazzo! Vediamo, vediamo, vediamo. Il Napoli. Hai fatto... A Olginate da quanto tempo ci sei? Dal 72. E ti piace vivere qui? Se non mi piaceva non ci vivevo tant'altro. Quali sono i tuoi rapporti con Ischia? Con... A me il rapporto con Ischia è una cosa proprio che mi piace dal 1991. Ah. E mi dicono sempre di andare a fare le ferie da altre parti, però io preferisco andare a Ischia. Perché Ischia mi piace proprio troppo. E quindi a Ischia hai conosciuto un po' di gente, un sì, po' di personaggi. Sì, però il più bello che ci ho conosciuto è stato per scuola di Costanzo. Non qua però. A Ischia. A Ischia. Perché se non vai a Ischia non c'è né per scuola di Costanzo, non ci sono i Marondi, dove mi piace bene andare a fare i bar. Ah, sì. I Marondi. E quindi adesso c'è questo libro qui, sì, che si chiama Da Ischia all'Arte, com'è che l'hai avuto? Sì. Che è successo? Perché ti trovi con questo disco? Con perché me l'hanno regalato. Chi? Come? Perché? È perché sono venuti degli amici qua, a lei, a Olginate. All'improvviso. All'improvviso, mi hanno telefonato, ci vengono a prendere la stazione di Lecco. E io come sono andato a prendere, perché sono amici miei, anche se non conoscevo il signor Bruno, però mi ha fatto piacere di conoscerlo. E tu però? Senti, padre, sì. E quindi sei andato a prenderlo e poi che è successo? E che è successo? Sono venuto a casa mia e sono stato ospite a casa mia. Ospite? Perché siccome che noi in napoletano siamo molto ospitabili. E quindi che cosa dovevano fare? Cosa dovevano fare? Perché, perché sono venuto a casa tua? E perché dovevo andare a Milano a fare delle esposizioni dei libri. E vengono a casa tua a Lecco? E beh, cosa c'è di male? E quindi che è successo con loro? Sì, si è girata la macchina mia. Si è girata la macchina mia. E andava avanti. Hanno avuto delle difficoltà il giorno prima. Sabato hanno avuto un po' di difficoltà perché veramente sabato Pasquale era incazzato lì quando è venuto a sì. E invece non parlare proprio con Pasquale perché si era preso con il mondo intero. Però dove abito io a Olginate c'è una cosa particolare. Ci sono i campani proprio vicini, dalla mattina alla sera sono sempre campani. E anche il signor Bruno si è lamentato, dice, ma non è possibile la soffrire, ogni quarto d'ora sono le campane. È possibile perché fa. Vabbè, ma non ci possiamo capire, così è originale. Dobbiamo sopportare pure le campane. Pensi di venire ancora a Ischio comunque? No, no, ogni anno io, per me, finché che vivo ce la faccio viaggiare, per me esiste solo Ischio, altri posti di Italia non esistono. Vuoi salutare qualcuno in particolare? Chi devo salutare? A mia nipota Patrizia. A mia nipote Patrizia, vabbè, ma non è il mio nome, mia nipote. No, io sono gli altri che vedo. A mia nipote Patrizia, a tutti. Elisa, Maria. Tutto, e adesso passiamo allora alla. È una parola. Dalle lì. E che già fa comando si natale. Ma che fa male? Poi no, io ce l'ho parato. Ciao, mannaggia, bastardo, aspetta un momento, poi ciao. Invece adesso intervistiamo partita del Napoli permettendo la signora Nunzia che... La signora Nunzia, ma chi è la signora Nunzia? Chi è la signora? Sono qui. E cosa c'entra in questa nostra storia? Perché la moglie di... Cozzolino. E vive dove? A Lecco. A Olginate. Però anche lei non è di Lecco. No, è sono napoletana. Napoletana? Di dove? Di dove sei? Di Barra. Barra, guarda, c'è anche lei lì. Barra. E si trova qui a Lecco da un po' di tempo. Nel 72. Insieme a Cozzolino. Insieme a Cozzolino. Sì. Sono arrivata da fidanzata, dopo mi sono sposata qui, dopo 2 anni che ero qua. Ho sposato qui a Olginate, chiesa e municipio. Dopo sono andata giù a Napoli e... Niente caldera, dopo la chiesa.
E ci sembrava un insetto. Non ti preoccupare. Sono andata a Napoli. Stupendo. E mi sono sposata a Napoli. Con chi? Siamo con Cozzolino. Tre volte. No, due volte. Cioè, allora non è riuscito poco. Ma chiesa e municipio qua. Eh sì, perché sì, no, perché no, faceva residenza. E quindi due volte, qua è una volta. No, una volta qui. Una volta qui. Chiesa. Giù ho fatto solo vestito bianco e basta. Abbiamo fatto solo una funzione. La funzione. Perciò dice, qua ha detto. Qua si è sposato chiesa e municipio? No, solo in municipio qua. Municipio. Però in chiesa, non con un velo di sposa, però eravamo già sposati in chiesa. Perché non ho capito, non ho capito, questa cosa la voglio capire bene. Allora, siccome che noi facevamo residenza a Orginate, allora abbiamo dovuto sposare in comune di Orginate e in chiesa di Orginate. No. Però non con il velo bianco, che abbiamo chiesto il permesso al prete. Sì, il velo bianco lo poteva adoperare a Napoli. A Napoli. Abbiamo dovuto pagare dei soldi a Milano, al Duomo di Milano, come si chiama? La cupola di Milano. E abbiamo dovuto pagare dei soldi per farci sposare a Napoli. Perché sennò non si poteva fare. Perché sennò dovevamo sposarci qua. E i miei parenti giù da Napoli non venivano. E allora abbiamo fatto, ci siamo sposati qui a Orginate. E a comune chiesa, però abbiamo fatto la funzione a Napoli, avendo sempre permesso dalla chiesa di Milano, però. Quindi voi giù siete andati in chiesa, però? Sì. Noi siamo, cioè, la funzione l'abbiamo fatta in chiesa, però non l'abbiamo fatta, però ci siamo sposati qui, noi risultiamo pure sposati a Orginate. Noi risultiamo anche sposati qui a Orginate, però. No. Capito come Bruno? Si è cominciato a capire. Perché invece abbiamo pagato per qui. Perché il prete ha detto però dovete pagare. Come aspetta, ok. Dovete pagare? Sì, abbiamo dovuto pagare. E le pubblicazioni non le abbiamo fatte qui a Orginate, l'abbiamo dovuto fare a Napoli. Mi sa che si facevano le pubblicazioni. No, a Michele. No, dai, in comune. No, le pubblicazioni nella chiesa. Le pubblicazioni. Ah, da chiesa. Abbiamo dovuto mandare, perché da Milano hanno dovuto mandare le pubblicazioni a Napoli. Perché si pensa che invece si fanno le pubblicazioni nelle chiese. Allora loro abbiamo dovuto pagare le pubblicazioni per fare in chiesa a Napoli. No? Allora all'epoca abbiamo dovuto pagare 100.000 lire. Quanto? 100.000 lire all'epoca. Ma questo scherzetto 100.000 si è via dalla chiesa. Sì, la cosa di Milano. Però giù mi ha pagato mia mamma. Vabbè, comunque sono soldi che sono usciti da voi. Sì, sì. Poi c'è stato fatto ora. Aspetta, io mi sono sposata perché Brighi Pietro doveva andare a fare umilità. Doveva fare umilità. Allora io ho fatto il calcolo che lui è stato sempre con me. 7 anni. Viveva con me, no? Allora io ho calcolato. Io mi sposo, lui va a fare umilità. A così non sta soggettando nessuno. È vero o no? E allora? Io mi sono sposata a luglio, il 27 luglio. E lui ha sposato. Ma dai che è un raffo militare tuo? 74. Ho 74 che mese? A settembre. A settembre? Sì, agosto. Allora, vedi? Andate a fare militare. Allora io ho calcolato, no? Io non ci sono, che ero giù a Napoli. Lui doveva andare a fare il militare. Lui non stava con nessuno e allora ho calcolato quella, capito? Tranquillo. Se no potevi sposare pure un mese agosto. Certo, capito. E con Ischia qual è il rapporto vostro? Ah, bellissima. Cosa? A me mi piace, Ischia. Sì. Siete stato spesso lì? Sì, sì, è un 91 che chiama Ischia. Ah. Sempre da... Da Pasquale, no, ci troviamo bene, per quello sì, ce lo vedo come volte al giorno. No, E adesso che programmi ci avete per il futuro? Da fare festa. Ah, si sembra ormai là non ci vado nessuno. State poco ma è sicuro. Ci avete un libro in mano, che libro, Da Ischia d'arte. Cos'è?
Spiego tutta la storia. Infatti ieri io e mio marito l'abbiamo letto un po', non tutto, però abbiamo letto un po'. Un po'. Sì. Quindi comunque ci vediamo a Ischia probabilmente. Sì. E la signora lì invece chi è? No, a me no. Vabbè, Ischia sì, ci vediamo. No, cancella anche il mio, che io sono ricercata. No, vabbè, guarda pure. Ma chi è la signora? La signora ma chi è? Ma mica vado a fare televisione. Sicilia, ancora più. Eppure lei si trova qua per qualche ragione particolare. Io sono qua dal 69. Indipendentemente da Di Pietro, io ero già qua, quando è arrivato lui ero già qua. Ci siamo incontrati qua? Ci siamo incontrati a Bellano, a Bellaggio. Bellaggio? Sì. Napoletano e siciliano si incontrano a Bellaggio. Che bel incontro! E da quanti anni sono che siete insieme? 37 anni. Bello. 37 anni, quest'anno. 38, un anno e mezzo di fidanzamento, 38 e qualcosa. E anche lei è una no, amante dell'isola d'Ischia, di Ischia qualche volta. Certo, mi piace. Mi sono piaciuta e sono andata anch'io. La prima volta quando siamo entrati noi, nel 91 siamo andati la prima volta. 92. 93. 92. Anche questo libro qua per lei significa qualcosa, no? Sì, certo. Cioè, mi vedo così perché sono senza occhiali e non vedo niente. No, comunque il rapporto con questo libro avviene tramite un incontro. No? Tramite un incontro, certo, tramite l'incontro con due amici, con Pasquale che è della pensione che abbiamo noi e il signor Bruno che abbiamo conosciuto in questi giorni ovviamente. Con molto piacere. È riuscito a leggere qualche cosa per il ancora momento? Ancora no, non sono ancora riuscito perché io l'ho avuto solo adesso e quindi ancora non sono riuscito. Ci farà sapere che cosa ne pensi. Certo, farò sapere cosa lo leggerò e avrà ancora l'intenzione di venire a Ischia dopo averli conosciuti qui questi due signori? Certo, se tutto è possibile. Sempre se la salute. Ci permette la salute sicuramente. L'anno prossimo sì, deve mantenere un marito che è disoccupato. Chi è il disoccupato? Eccolo sì. Qua. Disoccupato. Che lei lavora qui. Io sono pensionata. Beh. No, io sono pensionata, meglio che dico che sono pensionata. Non si può mai sapere. Che lui è pensionato il lavoro. Cosa? Che lui è pensionato del lavoro. Io non lavoro, non ho mai lavorato in vita mia. Io ho fatto 42 anni di fabbrica. Fabbrica. Anch'io ho lavorato 40 anni in fabbrica. 42 anni di fabbrica. Quali sono le fabbriche? In quali fabbriche? In quali? Ah, dalla Leucci, quella delle lampadine. Come? La fabbrica delle lampadine. Che faceva le lampadine? Sì. Come si faceva? Di varia natura, c'erano quelle alogene, quelle che adesso chiamano anche a basso consumo e la lampadina classica normale. Ci racconta un po' come era questa produzione, come avveniva il lavoro all'interno della fabbrica. All'interno della fabbrica c'erano diversi tipi di lavoro, quindi diversi tipi di produzione, da quelle delle auto piccolissime. Io ho appetito vi mangiando. A quelle dove ero io nell'ultimo periodo che erano solo le spirali, cioè semplicemente il filo che c'è dentro alla lampada. Diciamo. Che gli ultimi 5-6 anni ho fatto solo quel lavoro lì. Quindi avevo delle macchine con cui dovevo creare queste spirali. Esatto, quelle spirali. Dove ce n'è solo la spirale, quindi solo il filo che c'è dentro. Certo. Insomma. Era proprio l'emissione, diciamo, nel senso che ci dovevi proprio stare con la testa, però sì, comunque
alla fin fine ci sono stata a Venere, sono stata 42 anni. Che ci credo. Però a me non hai chiesto che lavoro ha fatto. Adesso glielo chiedo subito, qual è il lavoro che ha fatto lei? Metà meccanica. Metà meccanica, che può? Metà meccanica è in generale. Metà meccanica. Cioè, metà meccanico che cosa? Qual è? Sotto le trance, le trance. Che sono le trance? Aspetta, come chiamano a Napoli? I trance? Il bilancino, mi pare. Chiamano a Napoli. Non lo so. Sono delle macchine grandi. A che serve? Che cosa fa? È una stampatrice, quella è una stampa. Ah, è una stampa, no? Una stampatrice che mettevano tutti i ferri e facevano i pezzi di... Il cerniere delle ruote, delle... Il ruoto faceva, il cerniere. Capitavo, vedevo comunque quello che c'era. Sì, quello che era. Piano piano, cerchiamo di capire questa cosa. Cioè, faceva, lavorava come metalmeccanico, sì. Per la produzione di che cosa? Qual era il lavoro? Erano i pezzi delle macchine da cucire, le cerniere. Le cerniere delle macchine da cucire. Poi facevamo il rucchetto. Sì. Il zucchettiello. Sì. E questi facevano con delle macchine? Sì, sulle trance. Mettevamo i pezzi, io lavoravo e mi sono tagliato due dita. Mamma mia. Nel 77. No. O 76. Sì. 77-78, sì. Quando ho conosciuto Piero, che ti era appena fatta male. Perché praticamente erano rimasto lì sotto al posto delle cerniere. Sì, dentro mi ha allora. Sì, no, comunque era bello come lavoro, a me mi piaceva lavorare alle trance. Ma le dita no però. Vabbè, capita, Chi è che lavora alle trance tengono tutte le dita mancando. Tutto quanto? Sì, il 90%. Il 90% di mio fratello. E diventano sordi. Come? Perché mio fratello, che sì, piace. Diventano sordi. Come? Diventano sordi perché gli manca l'udito. No, perché è troppo rugoso. No, pure suo fratello ha avuto questo problema. Mio fratello il maggiore lavorava anche lui alle trance e anche lui ha tagliato due dita. Anche lui c'ha le dita. Sì, ma il 90%. Un 90% è così. Lavorava che le dodoce. Ma lei di più però, lei di più. Lei... No, viaggio come te. Le prime due cose. Poi per 10 anni mi hanno dato la pensione e dopo me l'hanno tolto. Che significa? Come? L'hanno tolto, dopo 10 anni... L'hanno liquidato il... Voglio capire. Cioè, che è successo? No, perché dicevano, che presente che dopo per 10 anni te la tiriamo via, oppure te la diamo, cioè ti liquidiamo. Se vuoi la liquidazione subito, oppure però per 10 anni dopo te la tiriamo via. Prendeva 170.000 lire al mese. Mamma mia. No, neanche. Sì, 170.000 lire al mese. Prendeva 170.000 lire al mese. 170.000 lire al mese per due dita tagliate. E lo stipendio a parte. Lo stipendio, vabbè, a loro 72. 160.000 lire al mese. Al mese. Al mese, E quindi perché non se ne vanno da che l'aria e mezzo. Vabbè, questa è un'altra cosa. Cioè... Praticamente mi hanno dato 170.000 lire al mese per due anni. Per 10 anni. No, per la pensione era per 10 anni. Per due anni gliel'hanno dato. Poi dopo l'ILA l'ha chiamato, gli ha detto o che vai avanti ancora per 8 anni, però dopo 10 anni la pensione è finita. Oppure ti diamo la liquidazione subito. Cosa preferisci? E c'è la liquidazione e poi la pensione no, è finita. No, però io ho 10 anni, mica l'ho presa la pensione. 10 anni. Dopo 10 anni ti liquidano. Allora dopo 10 anni. C'era lì mio fratello che lavorava all'INAIL. Sì, sì. Cioè l'hanno liquidato dopo 10 anni e ora non pigli pensione. Basta, niente, basta. E a 65 anni manco pigli la pensione. Poi la pensione. Sì, io la prendo la pensione, prendo la minima. Mamma mia. 500 euro al mese. 500 euro al mese prendo. Poi ho lavorato in banca a fare pulizie, a part-time. Ma si le 50.000 lire, si dava. Qua? Stiravo le 50.000 lire. Sì, no, fammi capire. Come? Sì, mettevo 50.000 lire e si no. E perché? No, perché era tutto maltrattato. Tutte? Maltrattato, le 50.000 lire, tutto. È bello. No, è bello, dice la bugia questo qui.
No, faceva le pulizie, ma faceva le pulizie, qui qua c'è il piegato. E ci doveva tra solo. E adesso che cosa fa di bello? Sì, la casalinga. Ma è la cosa migliore. Nipoti, nipoti, fratelli, sorelle. Ehi, teniamo una quantità. E allora sarà l'appuntamento a Ischia con tutti e quattro. Ciao. 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 Ha fatto piacere, non lo conosciamo. Ciao. E ci vediamo a Ischia. Ciao. Ciao. Però mi hanno detto che tu sei anche un musicista. Sì. No. Come no? Sono uno che si dilette a suonare, che ha imparato da solo, musicista, a orecchio. È il musicista che cosa? Sì, ha la chitarra che viene forte. Ma dicono, ma dicono che è scritto, e mi diletto a suonare, ma dicono che è scritto, in compagnia dicono che è scritto anche dicono che è scritto anche delle canzoni. Sì, sì, ho scritto qualche canzone e parlaci di e me le tengo. No, no, me le tengo, parla, sono private, non vogliamo sentire, ma parlaci di queste canzoni. Di che cosa trattano, di quale tipo di musica sono? No, una l'aveva fatta del Napoli. Sì, eccola lì, la voce della verità, vedi? Ti ha svelato il segreto. Hai fatto una canzone sul Napoli? Sul Napoli sì, perché avevamo formato un club negli anni 80. Nell'86? E guarda caso il Napoli. Club Napoli Lecco 86 l'abbiamo chiamato, perché era l'anno 86 che abbiamo creato. Fortunatamente proprio quell'anno il Napoli 86-87 ha vinto lo scudetto. E quindi? E quindi niente, ho scritto un inno per il nostro club dedicato ai lecchesi e ai napoletani, che in pratica parla della contentezza del Napoli, della lontananza che uno ha come tifoso a Napoli. Ma accennaci un po' il motivetto, come fa il motivetto? Il motivetto fa... Noi questo club a Lecco abbiamo formato e tutti questi lecchesi devono sapere che siamo... Che... Com'è che... se non la canto io non me la ricordo. E canticchio, dai. Farò questo club a Lecco abbiamo formato. E tutti sti lecchesi hanno sapere che siamo seri, a parte la morte, diceva una poesia di Totò. Sei il ser vivo, Totò. Io già lo sapevo che insieme a noi cantava questa canzone qua. Forza Napoli, olè, forza Napoli, olè, forza Napoli, club 86, stiamo sempre con te, stiamo sempre con te. Forza Napoli, club 86, stiamo lontana ma sempre vicina a te, con tutto il cuore noi ti famo a te. Stiamo lontana ma sempre vicina a te, con tutto il cuore noi ti famo a te. E l'amore, è l'amore che tengo per te, è l'amore che tengo per te. Ma tu adesso stai vedendo la partita del Napoli in questo momento. Stiamo vedendo la partita del Napoli. Quale partita? Stiamo vedendo Chievo Verona Napoli, diciamo 1-0 con gol di Higuain. Finalmente non ci soffre come l'anno scorso. Guarda che palle, capitato McKenzie, sono da un altro palle. E ti stai distraendo per parlare di queste cose? Sì, sto distraendo per parlare di queste cose qua. Vabbè. Allora noi ci auguriamo che il Napoli vinca. Dice, noi siamo gente seria, voi lo sapete. Si è fatto di Pugliano. È stato lentissimo, dai. Erano qua, nessuno l'ha seguita, erano quattro, visto? Sì, era stato fortunato. Stavano quattro per lì, seguito, non c'era nessuno. Pare agli altri anni che la seconda strofa che dice che noi siamo gente allegra e voi lo sapete, ma una soddisfazione dobbiamo avere. Se noi quest'anno prima arriveremo, una grande festa a Lecco la vimma fa. Come di fatti? No, ma me la devi canticchiare, perché così è la poesia.
canticchio. No, le mie parole sono poesie, escono da cuore. Sì, ma le parole sono una cosa, la canzone con le parole. Allora, voi avete sapere come dice? Ma? La seconda strofa. La seconda strofa. Noi siamo gendalere, voi lo sapete. Ma la soddisfazione, bimba me, se noi quest'anno prima arriveremo, una grande festa all'Ecca bimba fa. Se questo non succede, voi non dovete a preoccupare, che noi l'anno che bene restiamo ancora qua. E poi fai il ritornello. Come di fatto abbiamo vinto lo scudetto, una settimana prima della chiusura del campionato, siamo andati a vedere l'ultima partita Fiorentina-Napoli, abbiamo vinto lo scudetto. Siamo usciti sul Mattino di Napoli con un'intervista del Mattino di Napoli che ci ha intervistato. Luigi Lecco, Luigi Lecco, il signor Luigi Lecco. Che noi venivamo da Lecco e cantavamo quella canzone qua. Quando siamo tornati a Lecco, la sera prima, di notte, abbiamo al mattino i lecchesi hanno trovato tutta la piazza di Lecco in bandierata di Napoli. In 100-200 che eravamo in Ineo, siamo andati a Napoli a comprare tutta la roba azzurra, tutto quanto. Siamo venuti qua di notte per festeggiare, abbiamo imbandito tutta la piazza di Lecco azzurra era. I lecchesi si sono svegliati la domenica mattina con tutte le bandiere del Napoli. Benissimo, benissimo, benissimo. Che stai leggendo, signore, che stai leggendo? Ce la legge questa cosa che stai leggendo ad alta voce? Ad alta voce che vuoi? No, no, sono molto brava. Leggendo dei cazzate che stai dicendo chi? E come dici? Ma solo tu mi sofferrerai, e noi sono cazzati. Ma tu mi metti un po' di Napoli, che una sono molto brava lì. No, vabbè, sentiamolo, sentiamolo, vai. Quando non ce ne frega nessuno, come una del Dopo Gioventù, di Bruno Mancini. Frammenti di polvere, nello sguardo nel respiro, respiro albicocca selvatica, caduta dal ramo, spiaccicò la zolla, spiaccicato. Dov'era il pertugio del viscido verme, rifugio, rifugo, non è così che mescoli i fronzoli, aspetta perché io uccido poco. Non è così che accogli i tuoi figli, affiora, a capo la sciocca. Mansetudine. Cosa ne pensi di questa cosa? Qual è il concetto, qual è la sensazione, qual è l'immagine che ti colpisce maggiormente di questa cosa? E ancora te lei, diciamo che è molto profonda come poesia, molto bella. No, tu stai guardando l'immagine maggiormente. Mi dà diverse sensazioni come poesia questa. Mi dà serenità, diciamo che include serenità. Almeno a me fa questa. Allora se no cagliamo un orama, arrivano un film. Prima so se è così realmente o meno, ma a me mi dà questa sensazione di serenità. Poi leggerò le altre. Leggiamo un altro insieme, vai. Leggiamone un altro insieme. Vediamo ancora? Che cosa. Sì, così tanto passiamo allora, un po' vediamo. Di tempo con la poesia invece di con la televisione. Allora, vediamo questa. È impronta. Bello della diretta. Domani foschi mia. Sì, dobbiamo pure una viola, vedi che sono più combattente. Allora, ma lei è come stacco, cancello, iberno. Ci sono delle parole qua, ecco, questo forse beh, non sono. Ripetiamo da capo, non è un problema. Malefico marrano, stacco, cancello, iberno. Cosa vuol dire? Staccare. Staccare? Sì. No? Sì, maneggiare, toccare. Inverno e ibernare, mettere nel frigorifero, congelare. Ah, ecco, come il concetto ibernazione, è quello. Sì. Il concetto è quello. Malefico marrano. Che cosa faccio? Stacco, che cosa? Esatto. Poi c'è, cos'è questo? L'accol. Cosa vuol dire questo? Non ho capito, cosa sta qui? C'è scritto così, non so se sono io che non riesco a pronunciarlo. L'accol.
L'account. L'account? L'account. Okay. L'account è... Cos'è? L'account è il, la possibilità di accedere ad un certo sito internet. Ah, ok. Cioè il nome fittizio che uno dà per dire io voglio entrare in questo sistema. Sito. Ah. Si chiama account. Okay. Allora da account. Allora, vediamo. Malefico, marrano, sì. Tacco, cancello, iberno. L'acqua. L'account. L'account, non riesco. Sì. Io sono pronto e tu. Io sono pronto e tu. Senza pietà per me che ti vorrei. Senza pietà per me che ti vorrei. Poesia Malia. Stronzissima. Sì. Puttana, sì. Giusto? Sì. Edicola voltiva, per i fermenti a volte culturali. Aspetta. Allora, questo qui che cosa ha detto? No? Aspetta, aspetti perché io faccio molta fatica. No, andiamo a vedere, non c'è problema. Tanto dai, bene, per devo allontanare capire, e avvicinare. Per capire che cosa sta scritto, no? Allora, questa frase cosa vuol dire? Allora, che dice? Malefico marrano, quindi è un personaggio che è un malefico ed è un marrano. È un personaggio immaginario? Tutti sono personaggi immaginari, nella poesia non c'è nulla di riferimento al reale. Io ho scritto delle poesie personalmente in cui il personaggio era un drogato, uno stupratore, un violentatore di Vietnam, un omicida, ma non sono tutti io, paesi, perché tutti non l'ho mai fatto io questo, d'accordo? Allora, Malefico Marrano è un personaggio che è un malefico ed è marrano. Che cosa fa? Stacca, cancella, iberna l'account, il suo riferimento con il web, per stacco, cancello, iberno l'account, peggiamo l'account. Malefico Marrano, Malefico Marrano, stacco, cancello, iberno l'account. Io sono pronto e tu senza pietà per me che ti vorrei. Bravo. Poesia Malia. Senza pietà per me che ti vorrei, tu che sei una poesia o una Malia. O una Malia. Stronzissima puttana. Sei una stronzissima puttana, perché comunque non mi soddisfi nel momento in cui cerco di crearti. Edicola voltiva per i fermenti a volte culturali, sì. Nemmeno sempre e forse mai, sì. Sbavanti e straboccanti, sì. dai gangli del cervello fino al sesso, sì. Domani questi mia, poesia, follia. Bene, benissimo. I gangli del cervello sono quelle connessioni che nel cervello consentono ad un impulso di passare da una parte all'altra e di diventare un'azione. Bello, lo leggerò. Va bene? Lo leggerò. Grazie. Prego.